Devo occuparmi di questo processo. Ma non dovresti essere già in tribunale? Mm-hmm. Ti ricordi bene di tutto quanto? Sì, è tutto stabilito, è un caso facile. Ci resterà molto male il dottor Martinez. Ma che cosa dici? Non sai che ti troverai davanti un altro avvocato? Beh, che cosa cambia? Che sia l'uno o l'altro? Che importa? Andiamo. Buongiorno, dottor Linares. Buongiorno. Come va, signorina? Bene. Non è arrivato nessuno? No, noi siamo i primi. Ma c'era l'imputato qui fuori? Beh, detto fra noi, dottoressa, quell'uomo a me fa tanta pena. Sa, ha l'aspetto di un bravo ragazzo, un ragazzo per bene. Non si fidi dei bravi ragazzi. A volte sono una sorpresa, sa? Ah, arriva il nostro avversario. Buongiorno, permettetemi di presentarvi. La dottoressa Leonela Ferrari, che rappresenta la parte lesa, e l'avvocato incaricato della difesa, il dottor Pedro Luis Guerra. Cosa? Che cosa significa questo? Com'è possibile? Il mondo è davvero piccolo, signorina Ferrari. Come allora ci si vede nell'aula di un tribunale. Ed è molto simile a quell'altra dove avvenne il nostro spettacolare incontro, anni fa. Anzi, esattamente 9 anni fa. Si ricorda? Sì, ma adesso è molto diverso. C'è una grande differenza. Infatti ora siamo su un altro piano. Diciamo un piano di parità. E come le ha detto il nostro collega che ci ha presentati, io sono l'avvocato difensore in questo caso dove lei rappresenta l'accusa. Avvocato? Un avvocato lei? No, non può essere. Io capisco, senza dubbio, che il fatto la sorprenda. Sì, le può sembrare un po' assurdo per lei che conosce i miei precedenti. Però io posso mostrarle le mie credenziali e il mio titolo. Sì, anche i miei compagni di prigione si meravigliarono. Non le credo. Non le credo. Quello che lei dice, no, no, proprio no, certo che no. È davvero impossibile. Non direi impossibile. Difficile, sì. Ma impossibile, no. No. Mi è costato parecchio studiare. Ma in prigione mi hanno dato la possibilità di diventare avvocato. Oh, mio Dio. Sì, e anziché impiegare il mio tempo nel trasformarmi in un delinquente professionista, ho preferito cercare di riabilitarmi per mezzo dello studio. Fu abbastanza difficile, questo sì, devo ammetterlo, perché la mia istruzione era abbastanza scadente. E questo lei lo sa. Infatti me lo disse molte volte. Lei mi ha sbattuto in faccia più di una volta tutta la mia grande ignoranza. Ma ora ne sono fuori. Ho dovuto ricominciare a studiare dalle elementari e poi affrontare gli studi liceali e la facoltà di legge. E fortunatamente sembrava che con l'esercizio mentale dello studio le mie predisposizioni cerebrali si affinassero. Oppure non ero così brutto come sembravo. Così, infine, conseguì la laurea. Suppongo che per lei sia stato molto più facile ottenere questo titolo. Ma il mio
ha lo stesso valore del suo. O forse di più. Certo, perché io me lo sono sudato. L'ho ottenuto rinchiuso in una cella, con dentro il peso di anni rubatimi e un'infanzia di bambino povero. Un peso che m'è costato superare. Io ho studiato con la rabbia. Ah, molto spesso la rabbia è un ottimo incentivo per poter riuscire. Con la laurea mi graziarono quei 12 anni che lei mi fece avere. Mi sono stati ridotti a 9. 9 anni che io ho pagato tutte le notti e tutti i giorni, tutte le ore e tutti i minuti. E il resto poi fu un colpo di fortuna. Un'eredità inaspettata che mi rese un uomo ricco. A proposito, siamo vicini. Il mio studio è nell'edificio di fronte al suo. Vedo che non riesce a riprendersi dal suo stupore, signorina Leonela. Anzi, mi scuso, avvocatessa Ferrari. Sta arrivando il giudice e portano anche il detenuto. Dottoressa Ferrari, per favore, vuole prendere posto dietro il tavolo? Prego. Ecco a lei. Peccato che io non possa augurarle buona fortuna. So che è il suo primo caso, dottor Guerra. Non si preoccupi, perché io questa causa la vinco. Muñoz. Sí,